Avete domande o qualche cosa da chiedere, così cerchiamo di rispondere. E se no proviamo a programmare una seduta di allenamento specifica, dividendo quelle che secondo me sono le fasi principali dell'allenamento vero e proprio. Io una domanda. Non avendo mai fatto l'allenatrice di pallavolo, non so, cioè, che esercizi posso proporre alle bambine piccole come avviamento, poi ai fondamentali. Quindi propedeutica a... al palleggio, al barber, sì. Allora, l'altra volta abbiamo fatto una lezione a Pusiano. A Pusiano, allora praticamente la cosa più importante è prima avere sempre in mano l'attrezzo, quindi la palla è sempre nelle mani che gli abitua comunque a lavorare con quell'attrezzo. Poi secondo me quello che si può fare è per la propedeutica di palleggio mettere degli obiettivi, quindi palla in mano e cerchio piuttosto che cono, piuttosto che paletto, questo va bene anche per il calcio. Ovviamente non a terra ma in piedi. E quindi da posizione di palleggio, palla sopra la testa, spingerla cercando di colpire uno di questi obiettivi e di far punto individualmente. Poi lo si può fare con lo spostamento, quindi nella pallavolo tendenzialmente il palleggiatore fa penetrazione, quindi entra da dietro, dai 3 metri, i due passi di spostamento, quindi banalmente entro dai 3 metri, il palleggiatore deve fare questo movimento, perché poi adesso la rete quindi si deve fermare, quindi palla in mano, spostamento, spostamento, lancio, sempre arrivando all'obiettivo. Invece, questo ripeto per il palleggio, bagger invece puoi fare a coppie, stessa cosa, la palla si mette una palla sotto la pancia, in modo che le braccia del giocatore stiano distanti dal petto il più possibile, palla in mano, lancio, mi lancio poi. Riprendo, lancio, sempre o finalizzato. La stessa cosa puoi fare a muro, quindi lancio della palla a muro e fai prendere la palla, braccia tese il più vicino possibile al pavimento. E quello è 2 o 3 esercizi di bagger. L'attacco io lo farei con le palline piccole, con il vortex. Se avete il vortex? No. Con i vortex c'è un lavoro bellissimo. La palla, diciamo, la palla poi la devi spostare la mano fino a cambiare completamente la posizione, quindi da qua apri, loro in questo modo qua aprono la spalla e poi lo fai lanciare, così si abituano a lanciare, aprire la spalla, aprire anche il busto e poi lanciare velocemente lasciandolo dal più in alto che puoi, o se no lo stesso lavoro puoi fare con la pallina, è meno immediato perché non c'è la coda e quindi loro non capiscono lo spostamento, però un buon lavoro quello. Okay. Voi come sta andando l'allenamento? Bene. Bene. Questo pomeriggio alle 2 qua facciamo la prima partita, poi più uno e vediamo. Si gioca 7 contro 7? No, faremo 5 contro 5. Perfetto. Facciamo 5 contro 5 poi vediamo, anche perché avevi i numeri, mi diceva quello dell'uno che non sono in molti, poi dipende da cui stanno. Vediamo un attimo come, però sì, tendenzialmente le partite le facciamo fare noi, le partitelle durante l'allenamento è 5 contro 5, mentre prima li spezzettiamo in gruppetti, poi fanno 2 contro 1, cioè facciamo fare altri esercizi sempre a gruppi più piccoli. Ok. Quindi, Multisport come va? Ah, sta andando bene. Dopo la pausa di gennaio siamo rientrati, erano in 4-5 perché erano a casa da scuola. Quindi. Adesso sono tornati ad essere 10-12, saranno abbastanza bene. Sempre un po' difficile tenere perché hanno 5-6-7 anni, però sono soddisfatto rispetto all'inizio, rispetto a come è iniziato. Ecco, la prima partita che sono con loro, però sta andando bene. La prima delle vacanze erano sempre in 4 o massimo 5, però c'è ora sono sempre costante, 8-9 bambini, perciò io ero di solito un mercoledì. Sì, sei da sola, giusto? C'è lui adesso con me. Voi due, sì, io ci ho a scuola e posso garantire che... E poi è molto variegato come gruppo, nel senso che la più piccola ha 5 anni e mezzo e la più grande ne ha 10, 11.
fisici e quindi è anche difficile riuscire a organizzare il lavoro, perché le più grandine ci sto cercando di impostare un po' la palla a voi, mentre sui piccolini è più una lancia la palla. E lì però è multisportivo. Sì, è multisportivo. Allora, torniamo un attimo su quello che abbiamo discusso della qualità dei gruppi e sulla suddivisione dei gruppi, perché forse, adesso non so bene cosa, perché mi ha fatto la stessa domanda a molti, no? Il clima si è un po' acceso. Volevo specificare una cosa su questo discorso qua. Allora, la cosa più importante è far passare ai bambini, secondo me, che non li si sta dividendo tanto per qualità, o fargli capire che comunque il giocatore A, chiamiamolo A e B, il giocatore A è lì perché è più capace e il giocatore B è lì perché è meno capace. Cioè la cosa più importante è far capire ai bambini che tutti sono seguiti nello stesso modo e far capire ai genitori, non date per scontato che loro capiscono in autonomia, far capire ai genitori che questa suddivisione, nel caso in cui venga fatta e deve essere fatta, sia fatta per qualità ma sia fatta per migliorare il bambino, perché in quel momento lì può essere che un bimbo sia un po' più in difficoltà su una roba rispetto che un altro e quindi quella parte lì deve essere fatta sul bimbo, che può anche, e secondo me è la soluzione migliore, e sto combattendo con la mia società per questa roba, perché loro sono, dove almeno io sono suddivisi proprio in squadra A, squadra B con staff tecnici diversi. Quindi da una parte c'è la squadra A, da una parte c'è la squadra B, due allenatori diversi, dove ovviamente l'allenatore più capace è nella squadra A. Nella squadra B praticamente resta quasi una squadra a sé stante, cioè abbandonata. E invece, cioè, quando mi dicono, non possiamo metterli insieme perché la qualità è diversa. Sì, certo, su un'ora e mezza di allenamento posso essere d'accordo che non deve essere fatta un'ora e mezza di allenamento insieme, perché se facciamo la partita giocatori A contro giocatori B, per esempio, quello di giocatore B non la toccano mai. Però alcune parti di allenamento possono essere fatte insieme. La mia struttura di allenamento, e che è anche quella che io ho a scuola, è divisa in 4 o 5 parti. Okay? La prima parte, che è un giocone iniziale dove tutti giocano insieme. Quindi dal giocatore più scarso al giocatore più forte a tutti, fanno il primo gioco che è finalizzato all'obiettivo della mia seduta di allenamento, okay? Che può essere cooperazione, collaborazione o equilibrio, salti a terra, eccetera, eccetera. Primo punto, quindi stabilire l'obiettivo della lezione. Allora, di solito si stabilisce l'aspetto tecnico, quindi l'obiettivo, uno degli schemi motori di base per intenderci, e l'aspetto che può essere quello di rapporto tra i bambini, quindi o la collaborazione o il gioco individuale o io gioco per me stesso, tu giochi per te stesso a sfide. Quindi sono questi due macro obiettivi che io utilizzo per suddividere la seduta a scuola. Dopodiché ci si divide in due o tre parti, che io lavoro spesso a stazioni perché ovviamente essendo da solo e avendo 20 bambini di fronte devo per forza suddividere la stazione se voglio tenere un allenamento, una lezione un po' di alto ritmo, perché sennò faccio la coda di 20, uno lavora un minuto e poi sta 20 minuti fermo. Quindi se lavoro a stazione io per gioco li divido per qualità. Quindi ovviamente la stazione non è la sfida, perché sennò la vince sempre, la B perde, se pareggia, la C perde sempre, ma glielo trasformo sotto forma di gioco, quindi l'obiettivo diventa a punteggio, la squadra che fa più di 5 punti vince, spesso e volentieri la squadra che fa più di 5 punti sono tutti, quindi vincono tutti, sono tutti felici. Per cui, non lo so, esempio, correre, saper correre, inizio gioco spaviero, dove tu giochi, intanto l'obiettivo è occupare lo spazio. Secondo gioco, staffetta, tutti i tipi di corsa, quindi corsa in avanti, corsa all'indietro, corsa laterale, quando arriva uno parte l'altro, e in quel lavoro lì io metto le regole. Quindi rispetto delle regole cosa vuol dire? Vuol dire che se io devo partire con il mio compagno supera questa riga, dico a loro che devono partire quando il compagno supera questa riga, non do io il via a tutti. Quindi loro sanno che qua il semaforo è rosso, qua è rosso,
qua diventa verde. Quindi loro devono stare attenti a quello che succede davanti, concentrati perché poi tocca loro, e in più c'è un punteggio che li fa stare ancora concentrati sempre di più. Quindi ci sono tre caratteristiche in un gioco stupidissimo di staffetta coro, staffetta torno, cioè navetta, corro, giro dietro, gli do un cinesino, gli do una palla, gli do quello che volete anche in mano, torno o gli batto il 5 o adesso col Covid magari riesco solo, supero la linea e parto, se no cinesino che ho utilizzato come testimone, la palla piuttosto che la casacca, tutto quello che volete. Quando c'è la casacca e quando supera la riga, così loro non possono lanciarsi, non se devono passare, parte l'altro. E questo almeno un quarto d'ora, quindi con 5 tipologie di corsa diverse, si fa 3 minuti per ogni stazione e si lavora lì, e siamo a 40 minuti più o meno di lezione. Passo successivo è ci aggiungo un attrezzo, quindi sempre corsa, quindi in avanti, all'indietro, su una gamba laterale, ci aggiungo la palla, per esempio. Quindi ci aggiungo la palla, cosa faccio? Svariati tipologie di esercizio, quindi o la palla intorno al busto intanto corro, o la palla intorno alla testa intanto corro, o la pallina da tennis che la scorro, o il palleggio, o la rotola e così via. Cioè, quindi sono tantissime variabili da poter utilizzare. Volete metterlo più divertente, siete in palestra, anche se non c'entra niente col basket, palleggio, tiro a canestro, con la palla e torno. Volete renderla un po' più complicata a livello attentivo, mettete un cerchio, finito di tirare appoggio la palla nel cerchio e torno normale, riparto, prendo la palla nel cerchio, eccetera. Quindi ci sono veramente infiniti lavori e vedrete che man mano lo rendete complicato, sempre più divertente è per voi vederli e per i bambini farli. Quindi partite spesso e volentieri dalle cose più facili che voi di solito date per scontato, perché non è proprio così. Dopo noi lavoreremo su delle robe in campo dove mischiamo l'equilibrio, la corsa, la collaborazione e tutto, e vedrete che se ne vedranno delle belle. E non è così facile, cioè la camminata in equilibrio per dire su una riga, che noi diciamo sì, è facile, dopo vediamo se è veramente facile. E utilizzate più attrezzi diversi possibili, quindi dalla palla grande alla pallina, alla palla quella gigante se ce l'avete, alle clavette, a tutte quelle cose lì che potete utilizzare, perché vuol dire che ai bambini state dando dei feedback che sono diversi di attrezzo in attrezzo. Cioè tenere in mano una pallina da tennis, tenere in mano una palla normale, o tenere in mano la palla quella gigante, la Swiss ball, al bambino cambia la modalità di appoggio dei piedi, la modalità di camminata, la modalità di corsa, cambia tutto. E in più state facendo anche un lavoro per i piedi, per le caviglie, di prevenzione sostanzialmente. Anche la camminata banalmente in equilibrio, un piede davanti all'altro, non è che sta lavorando solo il piede, sta lavorando il piede, la caviglia, le ginocchia anche, e così via. Quindi terza parte era quella aggiungendo degli attrezzi, e la quarta parte è il gioco finale, che ovviamente deve essere differente dal primo gioco, ma deve essere sempre finalizzato a quello che voi decidete come obiettivo. Un'altra cosa che è fondamentale, che vi ho già detto mi sembra, se non mi ricordo, sono i rinforzi positivi che voi date ai bambini. Cioè cercate veramente di sottolineare quello che è la cosa giusta che ha fatto il bambino. La cosa sbagliata giratela sotto forma di "io forse avrei fatto così", oppure "quale altra scelta avresti potuto fare invece di questa", invece di dirgli "ma non si fa così, è sbagliato", in modo che lui, oltre a capire, perché lo capisce poi che ha sbagliato, si impegna a trovare una soluzione nuova. E quindi è una roba interessante, e soprattutto fatelo quando lui vi guarda negli occhi, cioè non fatelo a distanza di 30 metri perché sennò è inutile, non vi ascolta. Cioè se c'è una palla in gioco e voi state parlando
il bambino non vi ascolta, distoglietelo da quel momento lì e fategli capire che sta sbagliando. Io faccio anche con i giocatori del 2006 questa roba qua, che anche con loro vengono in panchina, ne discutiamo in un secondo e poi ritorno in campo se non possibile. E un'altra roba è fate attenzione a quando siete voi in palestra, soprattutto durante una partita, alla vostra mimica facciale, perché è studiato che durante una partita se il bambino si gira e vede che la vostra faccia è un po' sversa, il 90% lo apprende da quello che è la vostra faccia, da quello che è il vostro movimento corporeo, e il 10% da quello che è il linguaggio verbale. Quindi questa è una roba molto molto importante. Cioè, se uno sbaglia un gol da un centimetro, l'allenatore si deve fare, è peggio di dirgli oh, avete sbagliato un gol clamoroso. Cioè, è peggio ancora, anche se secondo voi magari è esattamente l'opposto. Poi se sbaglia un gol da un centimetro lo sa anche lui, perché è penalizzato. Non c'è bisogno di rimarcarglielo. Però... sbagliato un gol da un centimetro. Lo prendo 10 milioni all'anno. No, però cioè, è veramente importante quello di dargli un sempre un rinforzo positivo e non abituatevi che quando fanno delle cose giuste non gli dite niente, perché tanto è giusto. Quando fanno delle cose giuste sottolineategliele, soprattutto se è uno che ha bisogno di sentire questa cosa. Cercate in tutti gli allenamenti di parlare con tutti, perché molto spesso si cura sempre o quello che è più una peste o magari quello bravo che magari qualcuno dice tanto quello il suo lo fa, non gli dico mai niente, non si lascia un po'. Invece il fatto di parlare un po' con tutti, anche dirgli una cosa semplicissima, come va, come sta, tutto bene, cioè, capisce che ti interessi a quello che sta facendo, quello che è. E non è una cosa ascoltata, perché molto spesso in allenamento, magari ad alcuni se ne accorgete, non gli rivolgete neanche parole, sono più di ciao. Quindi durante l'allenamento trovate sempre lo spazio, se non poi se sei 18 che non ce la fai, siete in due, vi dividete un attimo, però se date attenzione a tutti, anche solo a scambiare due parole, no? E dopo non necessariamente devi correggere di tutto, perché se tutte le volte vai a correggere, magari una volta gli dici bravo, una volta vai a correggere, però cioè, sembra una stupidata, anche quelli che sembra che non ne frega niente, se gli vai a parlare capiscono che e lo apprezzano alla fine, anche se magari non lo danno da vedere, però dopo chiaro, i bambini li conoscete meglio voi, ma questo vale sia per i piccoli che per i più grandi, anche voi che ci state allenarvi o giocare, se nessuno vi dice niente, vabbè, sì, okay, però dici, vuol dire che non c'è neanche attenzione nei confronti. Un'altra roba su questa cosa qua, cercate di capire, questo mi sembra di avervelo già detto, ma ve lo ripeto, da che situazione arrivano soprattutto i bambini familiari, perché magari c'è il bambino che ha bisogno di essere coccolato perché comunque a casa lo trattano come se non esistesse, quindi gli piantano in mano il tablet da che esce da scuola fino a che va a letto, oppure ci sono i bambini che vivono in un contesto completamente senza regole, quindi voi in quel caso lì dovete essere quella figura che li raddrizza un po'. Io l'anno scorso, che poi non l'ho portata a termine perché appunto c'era sta roba qua del Covid, avevo abituato i miei giocatori a venire a salutarmi tutte le volte che entravano nel centro sportivo, e questa secondo me è una cosa interessante. Quindi il bambino quando arriva, fateli venire a darvi il 5, così, e magari scambiateci, come diceva Giorgio, due parole, cioè tipo tutto bene, scuola, tutte quelle cazzatine, sono cose che però il genitore nota e si accorge che voi comunque prendete a cura i loro figli, e questa non è una cosa da sottovalutare. E soprattutto il bambino vi riconosce come figura, diciamo, di riferimento quando deve entrare nel centro sportivo. Cioè sa che dentro lì chi decide non sono più quelli che ci sono fuori, ma siete voi. E in più, questa roba la sto notando, che mi hanno chiamato in una supervisione di una società, diciamo,
medio-bassa a livello calcistico, mi raccomando gli orari, rispettate gli orari. Quindi adesso non so se chi è al campo la palestra gliela lasciano libera o ce l'ha libera o gliela lasciano libera al giorno, l'orario preciso di inizio del vostro allenamento, ma mi raccomando arrivate prima di tutti in palestra o al campo e andate via, o voi, il vostro dirigente, o chi per voi, per ultimi. Cioè non date l'idea che arrivate, poi capita l'imprevisto, però tendenzialmente se l'allenamento inizia alle 6 e il primo bambino vostro arriva alle 6 meno un quarto e voi avete il campo libero, se riuscite andate alle 5 e mezza, preparate il campo e siete pronti ad accogliere tutti i bambini con il campo già pronto, in modo che anche quello lì è un impatto visivo che voi date al genitore di non essere lì tanto per essere lì. Poi magari in campo siete i migliori allenatori del mondo, eh. Io questo non lo discuto perché non vi conosco, non lo so, non lo posso sapere. Però il dare l'impressione al genitore o ai bambini che comunque voi, ciao, che comunque voi avete già pronto tutto l'allenamento, siete lì pronti quando loro arrivano, è una cosa molto importante. E la stessa cosa è alla fine dell'allenamento. Cioè io lavoro con gente che, ed è la rabbia del mio allenatore della prima squadra, che appena casca l'ultima palla accende sulla giacca, ok? Noi alleniamo una squadra di B2 e andiamo a casa per ultimi, pur avendo tutti i giocatori maggiorenni. C'è gente invece che, sempre lì dove sono io, appena cade la palla se ne vanno e lasciano gli atleti minorenni da soli. Perché tanto poi ci siamo, non è così che funziona. Cioè, funziona che finché l'ultimo giocatore o l'ultimo atleta non se ne va, voi dovete stare lì. Voi o comunque un rappresentante della vostra categoria, non un rappresentante della società. Cioè, calcolate che spesso capita che i genitori non sanno neanche chi è il presidente della società. Cioè, può essere che non sanno chi sia il presidente della società. Quindi se voi lasciate lì il loro figlio con il presidente della società, può essere che lo lasciano a un perfetto sconosciuto. Quindi una persona del vostro staff, del vostro team che lavora sul campo o sui gruppi come dirigente, con loro deve aspettare la fine e deve esservi all'inizio, prima che arrivino tutti. Questa è una roba veramente che fa la differenza, soprattutto perché poi, adesso non so nel CSI come capita o cosa capita, poi quando arrivano le altre società che devono portar via il vostro bambino perché dove sono io è l'ambiente migliore del mondo, siamo lì in 50 ad accoglierlo, in 30 prima di farlo andare via, poi queste robe qua pesano. Quindi se voi state lavorando bene, date questi segnali, non c'è motivo per cui devono portare via. Cioè se non te lo chiedono neanche. Eh? Non te lo chiedono neanche. Sì, vabbè, quello neanche in federazione. Però quello secondo me è un errore nostro, nel senso che il problema principale è che siamo un po' gelosi, no, dei nostri ragazzi, e quindi se dovessero esserci tutti i passaggi corretti, cioè io chiamo te per un tuo bambino, tu non glielo dici. No. Da noi avevi già niente, no. te lo puoi dire, cioè, no, ti dicono, nel senso è capitato così, però era più anche una questione di correttezza del genitore, capito? Che cioè va bene che capisci che il tuo figlio è un po' più bravino, così dici va bene, inizi già a parlare con noi perché mi hanno chiesto, mi hanno detto cosa faccio, cioè c'era una sorta di dialogo tra il genitore e noi, e in quel caso lì va benissimo, ma la cosa secondo me che più spesso capita è che parlano le società direttamente col genitore, tu non ne sai niente, poi finisce tutto giugno, ci vediamo a settembre, e poi a settembre arrivi. Ma certo, ma infatti cioè, in teoria il regolamento dovrebbe, cioè non è questo, il regolamento soprattutto federale è io vi assono, chiamo te, hai uno, e ti dico mi interessa questo, okay. Il problema è che spesso e volentieri si blocca lì la situazione, cioè la società che viene chiamata non dice niente a nessuno, è questo il problema più grosso di queste situazioni qua. Se invece ci fosse totale trasparenza e tu stai lavorando bene, tu cos'hai da, cioè in teoria non hai nulla da preoccuparti, capito? Però spesso non dicono niente, quelli con cui comunque parlano dicono cazzate perché per convincere il bambino di 7 anni lo convincono in tutti i modi, il dirigente tuo non dice niente perché me lo porta via, io poi non vinco più niente, e quindi
si alimenta questa roba qua. Per cui io sono dell'idea, lavoriamo bene, cercando di commettere meno errori possibili, perché l'allenatore bravo è quello che nella fascia di età giovanile commette meno errori possibili. Cerchiamo di capire che i bambini hanno un comportamento, cioè l'allenatore dei bambini è un allenatore che è diverso da quello che è l'allenatore degli adulti, perché di fronte non ha delle persone formate, ma ha delle persone da formare sotto tutti i punti di vista, quindi sia da un punto di vista sportivo, sia da un punto di vista mentale, sia da un punto di vista caratteriale, sotto tutti i punti di vista, e per cui cercate proprio di informarvi sempre, perché i metodi di allenamento variano non di anno in anno, di mese in mese quasi, quindi cercate di restare informati su questa roba, su queste cose qua, che secondo me sono quelle che poi all'atto pratico ti fanno la differenza. Ma quello lì, il dettaglio del saluto quando entrano in palestra, o del chiedergli ciao come stai, riesci anche a scoprire delle cose che solitamente tu non sai o non vieni mai a scoprirle. Io quest'anno con un mio giocatore che arrivava al campo sempre sverso, mi sono accorto che ha problemi a casa grossi, e quindi cioè, stiamo cercando di fargli passare qualcosa, cioè poi anche ovviamente il comportamento che tu hai con lui è differente rispetto a quello che hai con gli altri. C'era un'intervista che ha fatto Velasco, per intenderci, che ha vinto pochino, no? Medio scarso, che diceva che il comportamento da tenere con tutti i giocatori sono comportamenti diversi, perché lui diceva: io ho il giocatore che se parlo con lui di tattica vuole che io glielo spieghi in uno contro uno nell'ufficio, e vuole che invece quello glielo dici davanti a tutto il gruppo. Quindi banalmente anche un bambino è così, cioè il richiamo ad un bambino, tu devi capire, devi sapere se quel bambino lì, richiamolo, accetta, se lo fai davanti a tutto il gruppo, o se preferisce che tu lo prendi e gli dici oh, da solo. E sono dettagli che però poi fanno la differenza, perché fanno andare a casa il bambino a raccontare al genitore oggi mi ha richiamato e mi sono messo a piangere, oppure mi ha richiamato e da solo, vedi, il genitore magari su vede che tu lo prendi e lo chiami da solo. Insomma, è un altro piglio, è un'altra roba, e voi passate per persone che fate attenzione a queste robe qua. Non sono cose veramente leggere, sono cose, cioè spesso la famiglia, soprattutto negli ambienti più tra virgolette oratoriani, che è quello che dice sì, queste cose qua le guarda, piuttosto che un allenatore che smadonna contro il bambino, e capitano più e più volte per tutta la durata dell'allenamento della partita. La bravura di un allenatore sta che anche se avete preparato l'allenamento e vi accorgete che in quel momento lì non lo stanno facendo, forse non è colpa solo dei bambini, cioè è colpa del fatto che in quel momento lì, quel lavoro lì non si può fare, con umiltà faccio un passo indietro io. Poi da voi penso, come nella scuola, come dicevi tu, cioè può capitare il bambino che di 5 anni e mezzo non sa allacciarsi le stringhe, e quello di 11 che magari a pallavolo sa fare una rincorsa d'attacco e attacco, capito? Quindi cioè, è difficilissimo allenare queste persone qua per evitare di far fare un passo indietro a quelli che hanno 11 anni e far fare un passo avanti a quelli che ne hanno 6. Cioè, stabilire un esercizio anche banalissimo per un bambino di 6 anni, un bambino di 11, e non è che proprio, cioè, sono 4 anni, ma anche 6-8, cioè sono 2 anni di differenza, ma in quei due anni lì non è come 14-16, cioè 6-8 ci potrebbe essere un abisso, 12-14 o 14-16 magari no, però è per quello che vi dico, dividete in gruppi, anche se la vostra proposta sono esercizi diversi, non esitate a farlo. Spiegate perché, cioè spiegate che probabilmente a loro viene fatto un esercizio un po' più complicato perché in questo momento è giusto che sia così, e a loro un esercizio un po' meno complicato perché comunque devono arrivare al livello più alto possibile, ognuno deve arrivare al livello più alto possibile, e se siete quindi in 2, in 3, in 4, in 5, dividete in 2, 3, 4, 5 il gruppo, che più lavoro è individuale meglio è.
o comunque anche il problema più grosso è quello, cioè le società CSI così, e le età a volte allenare le due o tre fasce, quello c'è un po' di anni che sono quei ragazzini così, è sempre stato il maggiore problema è proprio quello, cercare di, non è semplice. No, no, è la cosa più difficile di per me la cosa più difficile che ho trovato è sempre quella. Poi quello chiaro, come diceva prima, di essere il primo e l'ultimo, io quella cosa lì c'è perché loro sono allenato per loro, sanno io di arrivo prima, cioè sono l'ultimo che arriva lì. Però non è semplice fare un occhio dei giovani. Guardi, no. L'esempio, cioè se riesci a dare l'esempio, questa è la cosa importante. Sì, no, ho capito. Perché molto spesso, cioè, se lo vedono fare, anche loro diranno, però il ministro faceva così, devo fare così. L'esempio è fondamentale in tutte le cose, quello. Come ai ragazzi, se dici non devi bisogno dire parolate, adesso poi magari quel bimbo con i 6 anni si chiama qualche ministro un po', però è quello di 8 anni che le dice, ragazzi, le parolacce non devono scappare, mai. Normale, però è una stupidata, però capito, anche quella che sembra meno parolaccia di tutti, magari c'è la mamma fuori che dice ma poi magari loro bestemmiano in casa, No, nel senso. No, magari loro bestemmiano in casa, però tu che dici cazzo e diventa un casino da un casino gigantesco. Tornando a quello che ha detto lei sui giovani, sono d'accordo. Cioè, soprattutto sugli allenatori giovani, nel senso, noi lavoriamo con loro da 2 anni, con la nostra società da 2 anni sui campi estivi, ma io ho lavorato anche, cioè sono 10 anni che organizzo campi estivi e vi assicuro che trovare istruttori che lo fanno di lavoro, quindi stiamo parlando di istruttori laureati in scienze motorie che accettano le condizioni economiche discrete, credo, che diamo noi, cioè, noi facciamo fatica a trovarlo. Cioè, quindi gente che studia per fare questo lavoro qua, cioè non gente come voi volontaria che dà una mano ai gruppi del paese, diciamo, ad allenare i bambini. Cioè, io faccio fatica a trovare gente che ho bisogno per dei progetti scuola, cioè progetti scuola, noi adesso abbiamo in ballo dei progetti scuola con 200 ore, fatto fatica a trovare gente laureata. Per cui voglio dire, è la cosa sicuramente più difficile, soprattutto se poi la fascia di età si dilata, quindi quella è sicuramente la cosa più difficile. Dopo, la cosa più difficile. Anche è vero che i ragazzi, abbiamo quelli che fanno alternanza scuola lavoro che vengono nei nostri camp, abbiamo ragazzi che abbiamo allenato io, anche Luca, che magari adesso hanno 20 anni, adesso i miei aiuti sono i ragazzi che allenavo io. E non è detto che magari i ragazzi più giovani hanno quasi più voglia, più passione di quelli immediatamente. Dopo ci sono gli storici che quelli sono da premiare, e c'è un'altra cosa c'è da dire, che capita spesso ai giovani. Non guardate gli allenamenti magari di chi ha qualche anno più di voi, però quello fa ancora un allenamento che si faceva 40 anni fa, che allenamenti fa, perché bisogna sempre essere umili e bravi e vedere le cose positive, perché molto spesso ci sono degli esercizi semplicissimi, anche solo quelli di equilibrio, di roba e tutto, che se li facevi fare 5 anni fa dicevano, ma questa qua è la ginnastica che si faceva negli anni 50-60, sì, è la ginnastica che si faceva negli anni 50, forse ancora prima. Cioè certe cose non bisogna averla, cioè dobbiamo per forza fare l'allenamento eccezionale, quelle cose difficili, perché vogliamo fare diventare più bravi. Dopo è chiaro che bisogna sempre aggiornarsi, cambiare, trovare anche delle soluzioni individuali, però certe cose, voglio dire, le basi, perché bisogna, le basi ci sono sempre in estate, meno male, tirate, se è nata da uno che faceva la riabilitazione a quelli che erano prima guerra mondiale. Adesso Pilates lo fanno tutti, sembra una cosa nuova, no? Per dire. Quindi bisogna essere bravi e poi magari la curiosità, andare a vedere dagli allenamenti, andare a vedere come si comporta il mister quando vedo una partita, cioè
è quello bello, che ti serve poi per avere un po' bagaglio, che poi l'esperienza ti aiuta in tante cose, poi come diceva Luca, bisogna poi essere un po' flessibili, chiaro, programmarsi, ma non pensare che un allenamento è più bello, quello che faccio io devo sempre fare così, ho sempre fatto così, o ho sempre visto far così, devo per forza far così, cioè cerchiamo, bisogna essere abbastanza, tra virgolette, bravi, anche il bello del lavoro è quello, che si può un attimino essere, tra virgolette, creativi nel modo giusto, per divertirsi, perché se vado all'allenamento e già preimpostato, faccio questo e questo, la prossima volta faccio questo e questo, voi vi annoiate i bambini, figurati, si annoiano ancora di più. Calcolate che settimana scorsa eravamo a fare un evento clusiano e sotto di noi giocava un under 10 di calcio. Sì, sì. Allora, poi magari qualcuno di voi lo fa e non è una polemica. Riscaldamento di un'ora. E fin qua sono totalmente d'accordo. Soprattutto in un'età evolutiva. Cioè anche i miei 2006 fanno un'ora di riscaldamento e fanno un quarto d'ora di lavoro tecnico tra primo e secondo tempo per quelli che ci sono in panchina. Allora, si erano messi solo i 6 giocatori che giocavano a fare il riscaldamento, facendo le andature, okay. E anche qua lungi da me ogni tipo di polemica, però l'allenatore non gli faceva i cazzi suoi, questi facevano a caso. Allora, se dovete decidere di fare le andature, che è una cosa che i bambini di 10 anni non sanno fare, le correggete. Primo. Secondo, sfruttate l'orario di riscaldamento, tra virgolette, come lavoro di allenamento. Fottetevene di quello che succede durante la partita. Se perdete o vincete, fate quell'ora di allenamento. Se i bambini poi all'ultimo tempo dell'ultima partita arrivano stanchi, fa niente. Quell'ora lì sfruttatela come orario di allenamento. Cioè, fategli fare quello che tendenzialmente fate voi, come se fosse una normale seduta di allenamento, finalizzata poi alla partita dell'ora dopo, sostanzialmente. Però, cioè, è bruttissimo vedere da fuori, e poi io ero lì a vederla, lui era lì a vederla, gli altri allenatori erano lì a vederla, e i genitori erano lì a vedere. È bruttissimo da vedere questa roba qua, eh. Cioè da fuori, dove 6 si fanno i fatti loro e fanno riscaldamento mentre l'allenatore è lì così, gli altri 4 che sono in panchina calciano a caso, il portiere che lavora anche lui a caso. Cioè, sfruttiamo questi allenamenti, dovete lavorare adesso. Under 8 non c'entra niente, però under 10 o 12 sì. Dovete fare allenare sul tiro in porta i giocatori che partono e il portiere. Mixate tutto e fate un allenamento dove tutti si riscaldano e voi sfruttate quell'ora lì come lavoro per voi. E secondo me, voglio dire, c'è una cosa importante. E questa roba qua del lavoro tecnico sulla mia squadra tra primo e secondo tempo me l'ha detto un dirigente del Monza, e vi assicuro che quando poi da fuori vedono che la mia squadra tra primo e secondo tempo lavora, quelli in panchina, e le altre squadre tra primo e secondo tempo si fanno i fatti loro, calciano così, è molto apprezzato, anche a occhio e soprattutto da chi c'è in tribuna. Quindi sfruttatele queste robe qua, perché sono quelle che comunque vi fanno lavorare di più con i bambini, fanno toccare i bambini più volte la palla, e durante una partita sappiamo benissimo che non è che passano troppissimo tempo con la palla nei piedi, per cui più la tengono meglio è. Anche a pallavolo la stessa roba, quindi alla fine a pallavolo la battuta, poi se già trovi una squadra troppo forte, troppo scarsa, una delle due squadre non gioca mai, per cui è importante questa cosa qua. Avete domande? Di qualsiasi genere, anche che esula da questo retto di...
Allora oggi in campo facciamo, come vi ho detto, un riscaldamento a Pac-Man, quindi dove i bambini si possono muovere solo su, adesso vediamo come sono messe le righe, se non sono troppo distanti, solo sulle righe, inizialmente si possono muovere camminando, poi correndo e poi gli mettiamo la palla in mano e devono toccare con la palla la schiena del compagno, ok? I bambini ovviamente non possono fare inversione, cioè se io sto andando da questa parte mi trovo di fronte e non posso tirare, ho perso. La difficoltà è, e lo vedrete, cercare di farli andare tutti alla stessa velocità, perché poi ovviamente il Pac-Man va più veloce degli altri. Da sempre, man mano che si avvicinano, aumenta. Dopodiché gli proviamo a far fare delle camminate in equilibrio, quindi proprio un piede davanti all'altro, in avanti e all'indietro. Dopodiché li dividiamo in gruppettini e facciamo le stazioni a navetta, come vi ho detto, sulla corsa, e anche lì vedrete parecchie cose. Chi appoggia i talloni per correre, chi fa proprio fatica a correre, chi appoggia invece quasi solo la parte avanti del piede, quindi sono tante, tante robe diverse. E dopo facciamo dei giochi di collaborazione dove si devono mettere gruppi di due o di tre, e per esempio la palla se la devono passare sotto per quello dietro passa, oppure strisciata sotto, si alza in piedi, oppure passa sopra, e poi se riusciamo, mi dite voi come sono i vostri genitori, se mi rompono le palle, che io ho fatto fare sabato scorso, sono divertiti un mondo, il rotolamento uno sopra l'altro, quindi si sdraiano uno di fianco all'altro, devono rotolare sopra e riempire la posizione di davanti, così. Quindi oggi facciamo questo, che è un po' tutto, cioè non è uno schema motorio specifico, è un po' tutto per farvi vedere comunque che i bambini ad oggi purtroppo sono in pieghe motorie. Poi l'anno prossimo vedete, poi devo associare per farmi un 2 e mezzo. Due cose? Due sabato. Sì, per le due ma tutti va bene. Lo so. Guarda, ripeto, mi hanno chiamato all'Audacio Snago a fare giovedì pomeriggio un po' di corsi agli allenatori e ai bambini. Cioè, bisogna non so il modo, però dovete cercare di far capire ai genitori che devono venire a fare più che posso, non vogliono fare due allenamenti di calcio perché è freddo, vogliono farne uno di calcio e uno di nuoto, perché vogliono farne uno di calcio e uno di nuoto, ma è veramente troppo importante, soprattutto per la vostra fascia d'età, perché a scuola non fanno niente né durante l'attività motoria, e io grazie a Dio non sono in intervallo nella mia scuola, perché sennò litigo con i miei colleghi sempre, cioè i miei colleghi abbiamo giocato tutti, abbiamo corso tutti durante un intervallo, abbiamo giocato i bambini, io sono l'unico che li fa giocare a calcio perché la palla è vieta a calcio con i tappi dei succhi, cioè loro hanno dei succhi, non so dove. Comunque un tappino così giocano a calcio, fa niente, però giocano, cioè hanno bisogno davvero di giocare, i bambini non sanno più giocare di base, non sanno più giocare da soli, deve sempre esserci qualcuno che li fa giocare, e questo non va bene, lo ripeto, fermo restando che poi a livello atletico e coordinativo sono un disastro. Questa cosa qua, settimana scorsa, erano arrivato prima, io intanto mi stavo mettendo su la stazione, sono venuti in due, faccio ragazzi, non so quello di giocare, sono tornati con la palla in mano, hanno guardato e fanno cosa faccio adesso. E ho guardato anche più tardi, sono difficile di ripiegare, giocare, uguale. No, ma è così. Per non parlare delle volte che cioè, arrivano sempre quelli di primieri, la prima avevo. E ogni 10 secondi, perché vabbè, io sono in una scuola privata e c'è l'esperto di motoria. Quindi io faccio solo motoria
e sono da solo, cioè non faccio, diciamo, non vado ad abbinarmi alla maestra, cioè faccio, ho provato a cronometrare il tempo che parlano e che giocano, il tempo che parlano e giocano. Cioè proprio computer e telefono, stoppare il tempo così, che parlano e spettacolo che giocano. Cioè è impossibile, su un'ora e 50 che io ho di lezioni, questa qua sono un'ora a parlare. Dopo avervi spiegato le regole, lo scopo del gioco, come si gioca, io mi siedo. Cosa succede? E questo succede dalla prima alla quinta, cioè non solo in prima, dalla prima alla quinta, perché le problematiche sono diverse, cioè in prima mi ha spinto troppo forte, mi tocca troppo forte, in quinta è il mio barato perché non si può giocare così, perché questo ruba, questo mi bara, questo mi ha colpito, questo. Cioè tutti così, tutto il tempo così, tutto il tempo così. Infatti cosa faccio? Vedo da due. Io ho una fortuna di avere un materiale della Madonna a scuola, quindi ho dalle mazze da hockey, al volano, ai badminton, alle parallele, alle travi, di tutto e di più. E io faccio, fine da due. Fine da due. Decido io quando vanno a bere. Ditemi se devo lavorare così, cioè. Decido io quando vanno a bere. File da due così, uno non ha tempo di estrarsi con l'altro perché sta uno alla volta, sta lì, perché va, torna, poi parte l'altro, quindi è lì da solo. Esatto, o parla da solo, oppure dietro c'è il tappetone, arriva, si lancia sul tappetone. Vabbè, è così, da soli, cazzo. Cioè, quindi gruppi da due mettono uno dietro l'altro, basta. E tenere il ritmo altissimo, poi dopo un'ora non ce la fanno più, e 5 minuti di pausa, e poi ripartiamo, basta. Sì, arrivo a casa come se metti dove sono, però è così, cioè ormai è così, purtroppo loro hanno troppe distrazioni, non gli frega nulla di quello che fanno, qualcuno addirittura viene bene, quando vengono così benissimo. Maestro, sono sudato, quindi, cioè qual è il problema, è una malattia. Io che mi colloquio. Cioè io per quest'anno faccio colloquio con i genitori e con loro. Ma per queste robe qua, cioè perché suda uno l'altra volta, mezzanotte, noi abbiamo la sfortuna che nel nostro collegio, che è il Viborese, come altri, devono scriversi, ci possono scrivere le mail. Quindi scrivono la mail e a me arriva un messaggio sul cellulare come la signora ha chiesto il colloquio piuttosto che. L'altra volta mio figlio è arrivato a casa con le ginocchia sbucciate. Chiedo la cortesia di scegliere in modo accurato gli esercizi. Ve lo giuro, cioè, questi tre pari qua. Le ginocchia sbucciate, un messaggio a mezzanotte in un quarto del venerdì sera. Cioè, stiamo parlando seriamente di questa cosa. Pensate con che gente avete a che fare anche voi, cioè la stessa. Vamos. Ci si muove solo sulle righe, bianche o gialle, camminando, ok? Tu quando tocchi qualcuno anche gli altri diventano dei pacchini. Ah, usare sono queste fino ad arrivare. Max. Fino ad arrivare alla riga bianca di metà campo. Ok? Quindi cercate una riga, tu stai qua con... E in avanti, camminando in avanti. Ah, davvero? Allora? Di lì non è il campo. Là non è... Dove vai? Non si può cambiare il punto, eh. Se sei qua, sei stato... Se si scontrano. Posso andare qui? Sei spordiero? Sì! Sei spordiero anche tu, sei Pac-Man anche tu. Non si può cambiare sesso! Deve andare dove si sta andando, non potete girarvi sulla riga, eh! Quindi vado di là. Esatto. Sarebbe è stato preso. Chi? Chiudetegli le strade! Chiudetegli le strade! Chiudetegli le strade!
Basta! Va lì che corre! Chiudi la strada! Io non so perché sono. Non puoi fare il giro indietro! Si corre! Vai, chiudi la strada! Scegliete strade diverse rispetto all'altro Pac-Man, eh! Chiudiamo le strade! Vieni! Spiego velocissimamente. Serve per guardare dove vanno i vostri compagni, avversari. E voi dovete scegliere la strada giusta per chiudergliela. Quindi quelli che fanno i Pac-Man devono chiudergli la strada ai bambini, agli avversari. Ok? Si deve solo camminare in avanti. Io questo non lo posso fare. Quindi solo camminate in avanti. Ok? Se mi capita di trovarmi sulla strada al Pac-Man sarò preso. Ok? Palloni che sono 10 quelli rossi? Sì, certo. Vuol dire che noi camminiamo con la palla in mano per colpire un per prendere un avversario si deve fare questo. Non si lancia la palla, E non si mira il muso, quindi si colpisce. Se si mira il muso. Siete squalificati. Ok? Pronti? Chiesa. Sulle righe. Se vogliamo! Piazza di Pac-Man è! Come ti chiami? Io sto poi! Si cammina, non si può correre, si cammina! Preso, avanti! Occupiamogli la strada, bravissimo! Vai Nicola, hai presa! Vai! Max, non si può tornare indietro, Dove andate? Il campo finisce la vita bianca! Però quando li parli non capisci! Preso, avanti! Preso, sulla strada! Preso! Qua tutti! Due mani, ti fa rimbalzare con due mani la palla, sulla riga devi camminare. Non si parla, si lavora senza parlare. Bravo Max. Questa era fatta malissimo prima di Natale. Attenzione che il tallone tocca la punta, il tallone tocca la punta. Sì. Andate a battere con lo spiro dell'armadio, e se è tipo aperto una porta. Perché all'inizio veniva il mercoledì. Bravo. Brava. L'armadio già non è successo. Piano, non c'è fretta. Non c'è fretta. Davanti e faccio girare la palla. Vai Max, fammi vedere. Piano, non c'è freddo, piano. Il tallone tocca la punta del piede.
La punta tocca il tallone adesso, al contrario. La punta tocca il tallone. Grazie. Vieni un mercoledì, poi capisci cosa. Aiuto lì! Una volta di trovi schedano e del giorno di 20. Vabbè, facciamo tutto. Che troppo contento. Vabbè, giri. Scusate. Sono due, ma noi ci vai. Scusate, posso parlare? Max, posso parlare io? Massimo tre bambini che ho in fila, in una fila, nelle altre due ne ha. Lì non c'è una fila. Lì non c'è una fila. Palla ferma, non serve per il momento, quindi appoggiatele alla rete dietro. Vai più indietro, vai più indietro per la rete. Dove vai? Un giago, tre minuti. Linea gialla, si torna di corsa. Linea gialla. Dico, corre, dico. Torna di corsa normale. Le ginocchia sono alte. Le ginocchia sono alte, non appoggiate. Corri lì, corri lì. Si torna di corsa. Si torna di corsa. Dove vai, interista? Non ha superato la riga, eh. Adesso vai ormai. Derby si gioca, Dio. Terzo compagno. Sì. È la squadra che tieni, per quello che ti fa male. Torna di corsa! Tutte e due le mani, usare tutte e due le mani. Prima una e poi l'altra. Dai, chiarista. Vai, prendi la palla e vai. Andiamo.
Ah,
tanto perché tutti i gare volte sono andati a camminare. D'estate no, d'estate no, perché a casa d'estate lo stesso. Sì? Ma se al mare magari no. No, non è mai stato. Ma se non vai, no, ma chi può fare un po' di anche noi? Io ero su a un primo, no? E e veniva su in 500. E quindi a sabato e domenica eravamo in giro. Siamo stati a Lignano, siamo stati a Vaiont. Schiena appoggiata a terra, via. Desi, dove vai tu? Tocca a Max. E dormi, Max sta dormendo. Schiena a terra, schiena a terra, schiena a terra, la schiena è questa. Vai Desi, schiena a terra. Dai, 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 dai. Dai, 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 spingere coi piedi, spingere coi piedi, se no riuscite. Dai, spingere coi piedi. Pare che sia un corpo sintonico. Desi, fammi vedere i tuoi capelli, se non Desi. Anche miei? Sì, anche i vostri. Andiamo! Vai, 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 vai! Anche tu! Ciao! Dai, 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 dai! Dai, voi due! Dai, Nico! Dai, Nico! Non tocca a te, tocca a te! Sulla testa! Sulla testa, Nico! Nico, sulla testa! Tu, non appoggiare le ginocchia! Vai, tu prendi la testa! Vai! Vai, salto! Bravo! Vai, salto, stai giù! Vai, salto! Salto! Bravo, giù, salta! Stai giù, stai giù! Salta! Abbassati di più! Salta! Faccio l'ultimo con la palla, vai in avanti! L'ultimo passo davanti.
Ti passa la palla, non ti lancia, ti passa da mano a mano, non ti lancia. Siamo i primi, ragazzi! La palla si passa. Avanti! Alzala da terra. Prendi. Adesso tu vai davanti. Non si lancia. Vai! Secondo giro, all'incontro adesso. Passa la maglia, ok, giro Daisy. Vai davanti, No, ma è anche figo, cioè anche quello che ha scritto è figo. Dovete dire qualcosa? Niente, io l'acqua. Ma dopo dovrei finire o no? Sapete se mi oggi c'è la partita delle due? Sì, io mamma no. Ma no, guarda, così puoi venire tranquillamente. Anzi, vieni, meglio te vieni. Amore, io arrivo. A letto. Bravi, si aspetta. Hai fatto un po' di